Chi è Pasquale Otero? Chi è Pasquale Otero? Questa è una domanda molto complicata, soprattutto se fatta a una persona complessa e complicata, come sono io, quindi è impossibile rispondere univocamente. Viviamo in un'epoca che forse è post-pirandelliana. Pirandello diceva proprio uno, nessuno e 100.000. Adesso probabilmente sarebbe uno, nessuno e 6 miliardi. Quindi è complicato dirlo. Siamo più che altro, ogni persona è più che altro quello che le opinioni che gli altri hanno di quella specifica persona, però sicuramente una parte di me è offerta all'interno delle mie immagini, quindi insomma se c'è questa curiosità andate insomma a guardare i miei lavori e scoprirete sicuramente qualcosa. Cos'è per te la fotografia? Per me la fotografia è una forma di comunicazione, una forma di comunicazione, è un linguaggio, è una forma di esprimermi, così come il musicista lo fa tramite le note, il poeta lo fa tramite le parole, io lo faccio tramite le immagini, quindi per me è questa la fotografia, un veicolo per esprimere le mie idee. Qual è il lavoro che vuoi presentare? Il lavoro che presento è un lavoro su Napoli, è un lavoro, diciamo, che parte da una che ha una base decennale, in sostanza. Scatto da parecchio tempo per arrivare a quello a cui è arrivato adesso. È un lavoro che è passato tramite diverse fasi, una di queste è stata all'interno del laboratorio di Antonio Biasiucci, in cui fu presentato in una veste completamente diversa da quella che presento cui presento a voi. E, come dicevo, lavoro su Napoli e ho deciso di chiamarlo Fandango. Mi sono lasciato ispirare da alcuni versi di Montale, dato che ritengo che comunque la fotografia aveva bisogno comunque dell'ausilio di parole ancora, spesso, insomma, per incanalare chi si accinge a decodificare quello che l'autore voglia dire. Quindi mi sono appoggiato a Montale in questo senso. Montale si riferisce ad una strana sorella, questa strana sorella che insomma gli causa svariati sentimenti, si passa da un sentimento all'altro. E uno di questi sentimenti è proprio quello lì in cui a volte lui si trova a scalpicciarla al ritmo del fandango. E, insomma, anche per un'assonanza proprio musicale mi è piaciuto dargli questo titolo, Fandango. La poesia di Montale è La bufera, invito a leggerla anche per arrivare, come dicevo prima, ad interpretare meglio il lavoro. Un invito a chi ti guarda. Un invito a chi mi guarda. Io attraverso le serie fotografiche cerco insomma di instaurare un dialogo con l'osservatore, cerco di essere il più onesto è possibile, il più sincero è possibile, cerco di donare una parte di me stesso. E quindi con una persona che tengo a cuore, quando mi accingo al dialogo, io lo faccio con rispetto e pazienza. Cerco di capire l'altro, cerco di avere empatia verso l'altro. Quindi l'invito che rivolgo a chi abbia voglia di dare un'occhiata a quello che faccio è di avere pazienza e rispetto.